Ma stiamo ancora aspettando il conto. Spero che Nick e Richard abbiano imparato la lezione. Era da molto che non si vedeva questa sala così piena di gente. E la maggior parte dei clienti se n'è andata contenta. È rimasto un pollo. Hervé. Bravo. Bel lavoro. Grazie. Beh, contento? Sì. Mi piace lavorare con Andy. Già. Userai la mia ricetta per lo Yorkshire pudding? Io sono un francese del cavolo. Non c'entro niente con lo Yorkshire. Non permettergli di prenderti in giro. Oh, andiamo, ormai la giornata è finita. Dobbiamo concludere con una scazzottata. Si sono dati da fare tutti in cucina, persino Mark. Non sarebbe giusto. Sono un bersaglio facile a quest'ora. Mark non è un bersaglio facile. Invece sì, l'hai detto anche tu prima. Forse. Però mi piace l'appellativo di executive chef. Buonanotte. I camerieri sono stati eccezionali. Sono stupito da come siano riusciti a coordinarsi. Siete favolosi. Avete corso tra i tavoli come tanti galletti impazziti. Che confusione. Sono soddisfatto di voi, molto soddisfatto. Quando abbiamo incominciato non c'è mai stata tanta gente come oggi. Sapete una cosa? A mezzogiorno meno un quarto non credevo che ce l'avreste fatta. Non vi ritenevo all'altezza. Le uniche lamentele riguardavano i tempi d'attesa. Qualcuno dei vecchi clienti non è rimasto soddisfatto di quel colore del cavolo. Eh? Quella mostruosità porpora. Speriamo di aver rimesso in sesto il locale. Quando sono arrivato, il Moor Place era in crisi. Dove sono finiti? Sembrava più una casa di riposo. Quante prenotazioni per oggi? Nessuna. I piatti venivano fritti, cotti al microonde o tolti da una busta. Quella è roba degli anni 70. Troppi cuochi e nessuno in grado di cucinare. Hervé, grazie a Dio non ho fame. Qui ho conosciuto il peggior cameriere del mondo. Ah, Zach, è stato davvero uno shock. Ma alla fine della settimana le cose sono migliorate. Adesso torno a vedere come va. Oh, cavolo, è ancora porpora. Il colore è veramente impossibile, ma il problema peggiore è l'executive chef. Sei ingrassato? A dire il vero, ho perso 3 etti. Non hai la giacca da chef? Almeno è fuori dalla cucina. Come va, Andy? Sente la tua mancanza. Sì, come no. È il primo giorno del menù nuovo di Andy. Ehi là, ragazzi. Hervé, come va? Sempre sorridente, maledetto. Come va? Tutto bene? E tu, Andy? Bene, grazie. Quanti piatti hai previsto per stasera? Pollo alla Maryland. 6 primi. Ho preso alcune delle tue idee, ci ho aggiunto qualche cosa di mio. Qui c'è la zuppa di merluzzo. L'insalata Waldorf che abbiamo servito alla festa della mamma. E gli hamburger come vanno? Quelli vanno sempre alla grande. Patate a scelta, ma abbiamo solo il purè e le patatine fritte. È vero. Non pensare di fare il tuo sauté di patate o qualcosa del genere, Peter. In 15 anni al ristorante, Peter non ha mai visto tanti cambiamenti. Sono contento di vedere che sei la solita spina nel fianco. Queste mi piacciono. Carini. Tortini di mele. Posso assaggiare? Prego. Quanto costano? Una sterlina? Più o meno. Peter, torta di mele croccante. Spero che riconosca la differenza degli ingredienti freschi. Deliziosa. Non è meglio della roba surgelata che servivi un mese fa? Buona, davvero. Anche un odore diverso. Trovi? Sì, l'aria è pulita. Ma la facciata è ancora porpora. Beh, ci vuole tempo. Questo è vero. Il personale crea problemi? Hervé. Lavora volentieri, ma è sempre pessimista. Però basta mostrargli come si deve fare e accettare la sua mentalità. Alla fine si scioglie. Avete strigliato, Mark? Sì, oggi. No, oh, bene. E Zach? Lui e suo merluzzo affumicato. Eccolo che arriva. Vieni qui, prova a servirmi. Una zuppa di pesce guarnita con fiocchi di merluzzo alla quercia e un uovo in mezzo? Finalmente. Forse ce l'ha fatta. Speriamo che Andy non cambi subito il menù. Grazie, Zach. Bene. Menù nuovo per ricominciare. Andy è proprio quello che ci serve. Hamburger alla Moor Place, salmone su crema di champignon.
Ha cucinato per 180 persone alla festa della mamma e sono andati via tutti contenti, a parte il tavolo da 19. Spero che abbiano imparato la lezione. Sono tutti tavoli da 3, 4, 6, nessuna tavolata. Dovrebbe essere facile. Prenotazioni? 27. Che siano 20 o 200, il servizio deve essere all'altezza. Sarà una serata tranquilla. Un'ultima cosa. Mi si spezza il cuore quando vedo arrivare al tavolo la salsa tutta scomposta, dopo che l'ho sistemata con cura sul piatto. Sì, la salsa sarà anche importante, ma tutto sommato... Non siamo in Auvergne. Qui non serviamo salse dense, prezzemolo e pomodori. Non è un Auvergne in questo, no! Due polli alla Maryland, un piatto di patatine e uno di verdura. Abbiamo un nuovo capocuoco che ha cominciato 4 settimane fa, speriamo che resti a lungo. È un piacere vedere Nick con i clienti. Andy, cosa mi consigli di mangiare? L'agnello. Mi piace anche l'idea del salmone. È particolare. Sì. L'ha ordinato qualcuno? Sì. 3. I camerieri lavorano volentieri e sono entusiasti all'idea del nuovo menù. Pronto? C'è un bel movimento stasera, mi piace. Le presentazioni vanno bene, sono semplici. Non mi sono mai piaciute le julienne fritte, ma servono per guarnire. Siete soddisfatti di questa specie di ristorante americano? Dell'atmosfera oltre che del cibo? Certo, anche se mi piacerebbe vedere più sedie occupate. La cosa positiva però è che siamo finalmente riusciti ad avere in cucina qualcuno che ci tiene almeno quanto noi. Domenica è stata forse la prima volta che abbiamo servito dei piatti che sono tornati in cucina vuoti. Dicono che i primi sono divini. Con Andy hanno un asso nella manica. Non abbiamo mai preteso di diventare ristoratori. Voi due avete la possibilità di fare qualsiasi cosa, a condizione che lasciate la scena che appartiene al personale e teniate tutto insieme. Siete in gamba, anche Kim. Ma se fossi in voi, andrei da quell'energumeno che è entrato in t-shirt e jeans. Guardatelo. Io lo manderei subito di sopra e gli direi di mettersi una camicia seria, perché così sembra un sacco di letame. Sono d'accordo. È una questione di disciplina. E finché dai troppa confidenza ai ragazzi, non puoi imporla. Il ristorante non fa il pieno tutte le sere, ma il fatturato è già salito del 20%. Bastano un centinaio di clienti al giorno per far girare 20.000 sterline alla settimana. Avete per le mani una miniera d'oro. Posso farvi vedere un'altra cosa? No, no, non voglio esibirmi nel golf. Allora sentiamo. Posso mettere un telone trasparente sul laghetto, così quando entra la pallina non si sente? È un piacere vedere la sala piena. Finalmente girano i soldi. Se Nick e Richard sapranno attirare i clienti, così come i giocatori di golf, il Moor Place sarà un successo. Non avrei immaginato che fossero così fluorescenti. Così si vedono anche in volo. Galleggiano? Vedremo.